Buongiorno arrampicatori, oggi sono con Giulio e Lawrence, nuovo personaggio dell'universo cinematico di Walking Nose. Fagli la scheda tipo gioco di ruolo che appaiono le caratteristiche tipo... Adesso andiamo ad arrampicare, andiamo a prendere Ginevra e andiamo ad arrampicare con il Defender. No, andiamo ad arrampicare in parete con il Defender. Lawrence mi stava facendo vedere che i miei posti a sedere sono questi qua dietro. Omologati, 100% sicuri, senza cinture di sicurezza. 40 km orari. E si va, il nano sta dietro chiaramente. Passami il braciere, il bidone. Costruiremo un braciere con un bidone di latta. Cioè, c'era spazio per Ginevra? Raga, vi dico, non sono stato così carico neanche per fare la Translagorai, neanche per andare in Lapponia ero così carico. Mi vergogno. Io non trovo la mia berrettina, hai visto la mia berrettina? No, Giulietto, non ho visto la tua berrettina. Gine, ti stai imbacucchiando per bene? Come stai? Ho freddo. Hai freddo? Non sei carica? Hai visto la mia berrettina? Ho freddo. Ridillo. Ho freddo. Le mie bimbe. Va, che belline che sono oggi. E poi c'è la Gine. Ovviamente l'approccio dato dalla neve, dal fanghetto, rende tutto quanto più interessante, come potete vedere. Spero di non lasciarci le mie chiappette delicate. Dai Gine, come dice il proverbio, a salire tutti i santi aiutano. Dopo sarà più facile di adesso. Eh? Non era a scendere. No, è a salire. No. A scendere sono solo bestemmie. Bella rega, siamo arrivati alla parete di Bagnolo. Questo qui è il nostro settore per quelli scarsi. Quarti e quinti gradi. Di qua invece ci sono tutti i sesti gradi e i settimi gradi, abbastanza stronzetti. La parete è molto 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 figa. Madonna, Lawrence, sei l'uomo dei rinvii. Ah, roba... Guarda lì! Lawrence, introduci questa giornata di pascolamento sulla parete. Beh ragazzi, qua non si arrampica da anni, perciò andiamo a stuzzicare i polpastrelli più che altro. Allora. Ovviamente la macchina non è rimasta in slow motion per 10 minuti, quindi facciamo finta di niente. Ripartiamo. Fammi questo in slow. Comunque c'hai della fangaglia sull'obiettivo, epica, bro. Comunque è il momento della Gine di salire. È andato su da quella cosa. Com'è stato riprendere dopo qualche anno? Brutale, mi sembrava un 9B, un 4. Un quarto grado. In crisi, lì un attimo. Ma è perché tu arrampichi con la corda all'alto, ma se arrampichi con i rinvii che ti devi mettere da più. Primo. Ma poi avere la mano libera. Ti prende un po' più scaghetto. Invece Giulio si è unito alla nostra gang, amico della Gine. Alla Giulio 1, Giulio 2, oppure l'inverti. Giulio 2, Giulio 1. Esatto. E quindi Giulio invece ci aprirà un po' di vie, un amico della Gine, violista anche lui. E suona anche un telefono. Vuoi che sarà quello mio, sicuramente. Ma poi non è che ti stavo. È il momento della Gine. Andiamo a fare una ripresa alla Gine dall'alto. Osci, qua tira un po' di venticello. Ah, ci sta freschi qua. Vai Gine. È arrivato il nostro coach. Dai, vieni a fare un po' di coaching alla Gine. Qua a 500 metri d'altezza al massimo. Ma va là, qua meno. Sì, esatto. Qua saremo a 200 neanche. Solo gamba. Sposta il peso sulla destra. Grande Gine! Passami la 5. Vai! Grande Gine! Adesso ci spostiamo. C'ho l'obiettivo tutto sporco. La corda sotto sempre tenuta. Giulio 1. Ok. Giulio 1. Giulio 1. Tenendola Ciao. Con queste dita. Cosa ti pare di questa giornata? Sotto, sì. Bene, c'è un bel sole. Qui, veramente sì. Top. Giornata oro, ce ne fossero. Hashtag ce ne fossero. Cosa hai da dire rispetto a questa via? Sei carico? Preoccupato perché gli faccio la sicurezza. Adesso vediamo. È preoccupato perché gli fai la sicurezza. Sì. Oh no, che preoccupato. Vai Lawrence. È gustoso. È molto prensile. È una mammella.
Lorenz, scendi e rifammela che non ti ho filmato. Non l'hai mai fatto? No, non l'avevo mai messo. Layer preferita. Come sta andando, Zine? Bene. Beh, guarda bene Giulio, dopo che sei l'ultima la farai meglio, dato che hai visto tutti gli altri farla. Mi sa di no. Tiene, però è molto bella. Vai Gine, madonna, sei già a metà della parete. Vai Gine. Guarda lì. Ah, che fatica. Ci sei già, dai, vai. Altri piedi. Ale. Vai. Piedi. Gambe. Grande Gine, vai. Metti il piede. Metti il piede a sinistra. Bene ragazzi, è il momento di mangiare dopo la nostra grande fatica. Dopo aver arrampicato dei gradi disumani. Davvero. Che fatica, allora. 8B più di tutto. Uno schifo. Ho fatto la tabellina del 6 oggi. Sì. Posa pranzo finita. Giulio 1 ci ha aperto questa e sono riuscito a farla arrancando malissimo. Sinistro, bravo. Giulio 2 ce la sta mettendo tutta per completare. Ho appena iniziato. Ma guarda che apertura delle braccia, sembra un falco reale. Vai. Dove? Sotto lo spit, sotto il mio spit. Sì, madonna. Alla testa c'è un presina. Giulio c'ha l'apertura alare di un gufo del Bengale. Vai. Dai, madonna, c'è un buco più su che su, ma, mano destra su, mano destra più su. Qua. Vai, mano destra. Ma guarda, arriva alla presa che ci ho messo 20 mosse. Vai, alza i piedi. Alza in Z, vecchio. Alza i piedi. Alza in Z. Estrudi nell'asse Z. Mi ha ridato la vita. G18. Vai Giulio, coordinate polari. F107, puttana vecchio. Vai. Le istruzioni da G-Code mi fanno rizzare il cazzo. F107. Ale. Vai dai, Giulio. Vai più a destra. Sotto la catena c'è un bel buco. Che è lungo. Quello tiene. Però quel piede sinistro è un po' fake, sul chiodo. Esatto. Ai. Ah, non l'avevo notato. Il piede sinistro sul chiodo squalificato. Dai, vecchio, che arrivi in G92 e poi puoi fare home o laxis e torni giù. Oddio. Vai Giulio, tocca la catena. Però te Giulio hai usato i cheat code. Quanto cazzo sei alto, porca paletta. Mi fai schifo. Oddio. Mi fai schifo, Giulio. Secco di tutto. Madonna Lorenz. Guardalo lì, come vai spaccata. Quanto ha preso te, Lorenzello? 54. Merda, 54. È proprio un grillo, cazzo. Guarda se vai su, cazzo. Non hai massa. Cioè. Ale. 4 lo pesavo in terza media. Cioè, vai, Lorenz. Quando ho conosciuto Ale non ero così alto. Vai, madonna. Merda, ma c'è lo schifo qua sopra. Si è offeso che non l'abbia ripreso prima. Sì, con i miei urli alla Damonde. È che vedi lui. Ma che lo fa per lo show tanto? Lui quando urla non è che sta soffrendo. No, vecchio. Alex Migus. Ti viene da urlare. Ti viene, madonna. Se sei un po' al limite. C'avevo una tigna di Obono. Vai alle sinistre. Qui. Esatto. Qua. Poi lì. Poi adesso è il punto stronzo, alza bene i piedi. Punto stronzo, maledetto. E qua non sono il cazzo. Adesso tu fai di come ti guarda verso l'altro e fai a destra, più a destra. Sei coglione! Così poi non vedi lì a destra. Le montiamo insieme mentre lui sta scalando, c'è anche la ripresa di tu che gli parli, capito? Magari lui sta andando a sinistra. Devi andare a destra. Vai bene. Vai, attento alle. I piedi. È che non ce l'ho. Che cosa, il buco? No, non ho più. Non riesco a tenermi, vecchio. Si sta. Sono cotto.
cazzo di appiglio di merda. No, non ce l'ho, non ce l'ho per il cazzo. Cosa? Ma lì sopra la tua mano destra, un po' più a sinistra. Ho malissimo, vecchio. Mi prendi un attimo? Ho la sensazione che mi... L'abbiamo chiusa tutti prima e adesso non ce la fa più nessuno. Solo che la mia non è venuta ripresa. Povera, le vostre sì, povera Tellina. No. Comunque qui senti veramente che cavolo, cioè metti i piedi in dei punti microscopici. Veramente. Allora, eravamo partiti così? Giusto? Sì. Così? Piede lì, alza il piede sinistro, così fai lo stesso movimento, esatto, di prima, che arrivi più in alto. Così. Trova un piedino, bravo. Così. Così, abbiamo detto. Sì. Poi. Adesso ti... Piedino qui. Comincia ad abbassarti un pochino. Piedino qui. No, ho sbagliato. Non più. Mi tiene, piedino qua. Esatto. Ale, abbassa ancora i piedi. E così abbiamo dato tutto quanto, abbiamo gli avambracci pompatissimi e non siamo più in grado di fare niente, tranne Giulio chiaramente potrebbe arrampicare ancora 2 ore. Però è stato così gentile da stare in nostra compagnia e darci una mano. Giulio comunque cerca sempre moglie, ricordatevelo. È per il risparmio dell'acqua, ragazzi, guardate che veramente è un tema importante per il nuovo millennio. Cosa hai da dire alle tue pretendenti? Ho il cazzo grosso. Vengo da Massa Lombarda. No, lo misure 18 24. Comunque quello 36. Che direi se non facessimo un video. Ciao, sono Giulio, sono un ragazzo solare, romantico. Non c'è più neve, ragazzi, assolutamente, è finita tutta. Adesso Giulio ci porta a vedere il grottino e poi dopo niente, torniamo alla macchina, andiamo a vedere sto grottino. Ma che roba, ma che paesaggio che c'è comunque. Più che altro moriamo. L'ho inquadrato davvero poco oggi, erano tutti presi dall'arrampicata, ma ragazzi, le colline romagnole innevate regalano tantissimo. Il grattino, dov'è il grottino? Osci, qui qualcuno ha fatto una derapata. Ah, il grottino, ecco. Orca paletta. Guarda qua. Aiuto. Orca palettazza. Bellissimo, rega. Aiuto, mi sono incastrato. Fighissimo, ragazzi. Super bello, grazie Giulio. Oh, ma la cosa incredibile è che è una cosa artificiale questa. Ragazzi, guardate quante conchiglie. Questa è la prova inconfutabile. Aiuto che... Ah, mi incastro. Ci sono così tante conchiglie perché questo, ragazzi, è un conglomerato di origine sedimentaria marina che si è formata probabilmente quando la pianura padana era completamente avvolta nell'acqua. Quindi avrà un 2 milioni di anni. Diamo una spinta alla Gine. Eccoci di nuovo approdati nel Defender del Lawrence. Cioè, sembra che siamo andati sull'Everest, di buono, cioè. C'è più roba in sta macchina che... Sono andato ad arrampicare a Bagnolo. Soddisfatta, Gine? Sei divertita? Sei stanca? Bene, ragazzi, e dal Defender del Lawrence per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo. Ciao!